Buonasera a tutti, io sono Anais Drago, faccio parte del direttivo di Midi e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Midi Calls Fasolis Experience, il format di musicisti italiani di jazz con il quale desideriamo celebrare l'identità del jazz italiano attraverso degli incontri, seppur virtuali, del maestro Claudio Fasoli, nonché membro del direttivo. E ospiti che man mano in queste puntate si sono intervallati. Tutte le puntate di Fasoli's Experience sono rintracciabili una volta concluse sul sito di Midi, quindi vi invitiamo ad andare a sbirciare, a curiosare anche quelle passate. L'ospite di questa sera è Paolo Damiani, a cui do un grande benvenuto e che durante questa serata annuncerà in seguito anche a tutte le cose che ci racconterà, in base alla chiacchierata che farà con Claudio, ci annuncerà i vincitori del bando di concorso per la residenza artistica per il festival Una striscia di terra feconda. Buon ascolto e buona visione e diamo il benvenuto a Claudio Fasoli e Paolo Damiani. Eccoci, buonasera a tutti. Ciao Claudio. Ciao carissimo Paolo, tutto bene? Bene, bene, tu? Beh, dai, siamo vivi, come dicevo. Senti Paolo, forse tu hai da fare una comunicazione che è molto attesa, che so che proprio è stata, come dire, definita recentemente per quanto riguarda la tua iniziativa estiva. Sì. Quindi. Noi da 25 anni facciamo un festival a Roma presso l'Auditorium, ma anche a Caprarola e a Palestrina, in prestigiosi siti UNESCO. Un festival un po' particolare, bizzarro direi, che si chiama Una striscia di terra feconda ed è dedicato esclusivamente a musicisti italiani e francesi. E nel quadro di questo festival, da diversi anni collaboriamo con Midi naturalmente, il che ci fa estremamente piacere, e ci siamo inventati un concorso nazionale per band di musicisti italiani, che poi i vincitori vengono chiamati a Roma a stare 3-4 giorni in residenza e a collaborare con un noto musicista francese. Quest'anno il musicista individuato è Thomas de Pourquery, meraviglioso sassofonista e straordinario cantante anche. Trasversale direi, perché non si occupa solo di jazz. Lui, per esempio, ha fatto un bellissimo omaggio ai Queen, una volta si è travestito anche da Freddie Mercury. E quindi poi sono contento perché sono arrivate tantissime candidature, tutte devo dire di livello assolutamente elevato, a dimostrazione che il jazz italiano viaggia a livelli altissimi. Il gruppo che ha vinto è un trio diretto dal chitarrista Luca Perciballi, con Andrea Grossi al contrabbasso e Andrea Grillini alla batteria. Quindi complimenti a loro tre, complimenti anche a tutti gli altri partecipanti perché il livello appunto era notevolissimo. Ho parlato proprio stamattina con Thomas de Pourquery, che ovviamente ha ascoltato tutti i candidati e ha contribuito alla scelta del gruppo. E quindi non vediamo l'ora di ospitare tutti in residenza. Bene, beh, è una bellissima notizia, no? Si comincia Sì. con una cosa estremamente, come dire, costruttiva, molto bella, insomma. Sì, Quindi, assolutamente. beh, mi fa piacere questo. Senti, io comincerei così a casaccio. Siccome tu hai parlato di questa collaborazione, cui peraltro l'anno scorso ho partecipato insieme a Nguyen Le, se ben ricordi, E come no, quel concerto concerto. indimenticabile. Ti ringrazio molto, ti ringrazio infinitamente di questo tuo commento. Io poi, io ho avuto sempre una curiosità, ma non mi sono mai permesso di alzare il telefono per chiederti, com'è che hai fatto che sei diventato direttore in Francia di un'orchestra nazionale? Credo unico italiano, ma unico straniero in genere, perché i francesi so che sono molto consapevoli, diciamo, delle loro qualità e dei loro maestri. E tu improvvisamente sei arrivato e hai portato l'Italia alla direzione dell'orchestra nazionale francese, che è Ma i paradossale francesi in un certo senso. fanno le cose piuttosto seriamente, devo Oh, questo dire. non c'è dubbio, infatti. Per cui quando fondano un'orchestra nazionale jazz, che
credo che sia l'unica esperienza a livello mondiale. A parte il Lincoln Center a New York, non credo che esistano nel mondo orchestre jazz finanziate esclusivamente con denaro pubblico. Nell'86 Jack Lang, allora ministro della cultura, ebbe questa idea interessante e abbastanza in anticipo sui tempi, e il primo organico venne diretto e concepito da François Janot, che è un po' uno dei grandi padri del jazz europeo. Certo. Tra grande sassofonista. Grande sassofonista. Tra l'altro ha diretto per tanti anni anche il Dipartimento di Jazz al Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi. E lui la tenne solo un anno. Poi da allora l'idea è che ogni direttore viene nominato tramite concorso internazionale, e poi il direttore prescelto, che deve superare tutta una serie di prove, poi ha la grande chance di poter scegliere i propri musicisti. Quindi gli viene messo a disposizione un budget che non è irrilevante, diciamo così, per cui i musicisti non hanno l'esclusiva, ma hanno la cosiddetta priorità, per cui se chiama l'orchestra loro devono andare a suonare, altrimenti ognuno ovviamente è libero di continuare i propri progetti, la propria carriera. Si lavora insieme un paio d'anni, si fanno dei dischi, si fanno tournée. Ecco, è una opportunità straordinaria. È bellissimo. Devo dire che credo che mi abbia aiutato in questo tutta la straordinaria esperienza con l'Italian Instabile Orchestra. Certo. Che in quegli anni, diciamo, io ho vinto il concorso alla fine del 99, quindi 23 anni fa. Sì. Però negli anni 90 l'Instabile suonava in tutta Europa e anche fuori dall'Europa, e in Francia soprattutto era un organico molto amato, perché portava una ventata curiosa, particolare, un po' etnica, un po' free. Insomma, era comunque un suono chiaramente italiano che evidentemente ha sedotto i francesi. Certo. Per cui, ecco, forte di questa esperienza delle partiture che avevo scritto per l'Instabile, ho partecipato al bando, ma un po' per gioco, ovviamente. Sono quelle cose che uno fa così a tempo perso. Cioè, vediamo che succede. E poi è andata bene. È stata una bella avventura. Caspita. È stata una bella avventura, sì. Complimenti, guarda, perché è stata un, cioè, io conoscendo i francesi so che fanno le cose molto seriamente e quindi c'è una garanzia di serietà di approccio, ma soprattutto il fatto che fosse nazionale, dico, questa qui è una cosa impacchettata e quasi segretata, non so come dire, solo per loro. E viceversa, spunta Paolo Damiani, e a me ha fatto un piacere enorme, dico, finalmente qualcuno va a dirigere un'orchestra francese. Questo è un requisito straordinario, secondo me. Senti, io poi volevo chiederti se tu hai fatto una registrazione o se hai qualche CD di un gruppo che tu hai portato al Festival di Padova quella volta che ero direttore artistico, e che mi pare che ci fosse Li Calzi e ci fosse Diana Torto. Poi c'eri tu al violoncello in posizione centrale. Poi non mi ricordo chi altro ci fosse, onestamente, perché confondo. Tu ti ricordi chi erano gli altri musicisti? E quelle erano tutte tue composizioni, fra l'altro, quella volta lì, mi pare. Sì. Ma io con Diana ho collaborato tantissimo e continuo a collaborare. Sì, sì, questo lo so, sì. Straordinaria, però non mi ricordo sinceramente chi era. Ah, non ti ricordi? Mi pare che ci fosse Li Calzi alla tromba, sai, e gli altri musicisti. È stato un concerto bellissimo, l'abbiamo fatta nella sala grande del conservatorio lì a Padova. È stato un concerto tardo pomeridiano, per così dire, e quindi e per me è rimasto impresso, e siccome tu quando ci incontriamo hai dalle 2 alle 300 cose da fare contemporaneamente, non sono certo venuto a chiederti se ti ricordavi questa cosa. Senti, un'altra mia curiosità è quella che io ti ho conosciuto come contrabbassista. Sì. E quando suonavi con Giorgio Gaslini, no? Esatto. Diciamo anni, se non sbaglio, anni 70, fine anni 70, anni 80, sì. Così, ecco, esatto. Io entrai con Giorgio nel 76. Ecco, esatto. E ci sei stato un bel po' di anni anche, perché sì, se non sbaglio... Tre anni, sono stato tre anni.
Mi ricordo infatti che mi ricordo che sei stato talmente simpatico e accogliente, con un gran sorriso, che veramente non sempre è così. Anche questa è un'impressione che mi è rimasta impressa. E mi è sempre rimasta, come dire, presente questa tua disponibilità, insomma, quella volta lì. Beh, ma tu sei un maestro per me, quindi Ma dai, questo maestro, io mi chiamo Claudio, mi chiamo. quando io ho cominciato a suonare questa meravigliosa musica che chiamiamo jazz, tu eri già una star del Ma jazz. insomma, dai, vabbè, era il perigeo, insomma, per il Però perigeo, tieni insomma. conto che io, come molti giovani dell'epoca, in realtà ho cominciato suonando rock. E quindi diciamo, la funzione del perigeo è stata secondo me importante in quegli anni, perché comunque ha consentito a molti ragazzi di avvicinarsi a sonorità diverse. Ecco, per cui credo che la vostra intuizione sia stata estremamente felice. Poi insomma, tutti musicisti pazzeschi, per cui anche ecco, vedere Franco D'Andrea maneggiare il piano elettrico, le tastiere, era comunque un segnale bellissimo di grande apertura verso nuovi linguaggi, no? Sì, Voi siete sempre stati musicisti aperti a tutti i linguaggi del jazz e questo assolutamente. è una cosa che va rimarcata in continuazione, è importantissimo. Sai, l'idea primigenia è stata di Giovanni Tommaso, il quale peraltro credo che abbia cominciato a suonare il basso elettrico in quella circostanza, o forse anche prima, questo non l'ho mai chiarito. E poi dopo si è aggregato un po', ovviamente c'era Bruno, Franco, il chitarrista. Dopodiché io sono stato dire, cioè Franco mi ha sentito una sera, Franco e Bruno, e mi hanno chiesto se ero interessato. E io, siccome li conoscevo come i musicisti che mi piacevano di più qui in Italia, mi sono tuffato, ho dato le mie dimissioni dove lavoravo e mi sono tuffato in questo salto nel buio, illuminato anche da molte luci in qualche momento, ecco. Comunque, con due Assolutamente. figli in arrivo era stato un salto un po' rischioso. Ecco. Senti, però tu sei violoncellista di estrazione. No, io sono di estrazione contrabbassista. Contrabbassista, ho capito. E per nel senso che il diploma di conservatorio ce l'ho in contrabbasso e in composizione di jazz. Ho Però il capito. violoncello l'ho sempre amato proprio perché l'ho sempre studiato da autodidatta, a parte qualche lezione qua e là. È accordato diversamente rispetto al basso, Infatti. quinte e non per quarte, quindi le posizioni sono tutte diverse, e però diciamo mi consente di fare cose un po' diverse, un po' anomale. Certo, Poi quando certamente. suono il contrabbasso alcuni ancora si ostinano a chiedermi di fare il bassista, mentre invece quando suono il violoncello nessuno mi chiede di fare il violoncellista. Ah, questa va bene, dai. Comunque, ma non hai mai fatto una scelta definitiva, voglio dire, No, per il. no, li alterno perché Sì. comunque suoni diversi, colori diversi, dipende dai periodi, dai momenti. Ecco, Certo. per esempio adesso sto suonando molto di più il contrabbasso, che è quello che si vede alle mie spalle, Lo che è uno vedo. strumento molto interessante. Potrete notare, non si vede benissimo, che non c'è il riccio, la testa sopra, perché Infatti. quella si può smontare e quindi diventa più basso lo strumento e si può portare in aereo. Mentendo spudoratamente, cioè bisogna dichiarare che sia un violoncello. Tanto questo è un paese in cui la differenza fra un trombone e un contrabbasso non è chiara ai Non più. è chiaro, Per a me cui ho chiedono. No, prego, scusami, scusami. fatto un paio di viaggi in aereo anche all'estero ed è passato tranquillamente, per cui non sei costretto a metterlo in stiva con tutti i rischi del caso. Ecco, Certo. ricordo ancora Charlie Haden in lacrime. In un aeroporto svizzero siamo atterrati insieme e c'era il suo meraviglioso Vuillaume, strumento dei primi dell'Ottocento francese, di valore inestimabile, spaccato in più punti. Ecco, No, un'esperienza che non voglio vivere. Madonna. Beh, anche Palle Danielson mi diceva che all'Inate qui glielo mettevano, pensa un po', il suo contrabbasso, glielo mettevano sul nastro, Sì, infatti. insieme alle valigie, e ovviamente nella curva, due volte su tre, cadeva, quindi il manico era due o tre volte gli hanno rotto il manico, pensa un po'. Esatto. E comunque.
Comunque sei uno che gira col suo contrabbasso, tu allora, a differenza di molti altri, Sì, sì. bassisti. Quando è possibile, preferisco portarmi il mio strumento, insomma, in fondo quello che ci caratterizza è un po' il nostro suono, per cui Certo. è capitato anche che mi sono fidato di suonare con strumenti che ho trovato che erano abbastanza drammatici, Lo so. per cui perché rovinare un concerto, insomma. No, 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 ma non è che io. No, Cioè, no, no, chiaro, chiaro. Chiaro che no, più perché. parlo, però dipende dai posti, ci sono posti in cui si trovano strumenti meravigliosi e altri del tutto insuonabili, per cui Certo. soprattutto quando sono concerti importanti preferisco non correre rischi. Naturale, mi sembra giustissimo. E pensa che adesso nelle backline chiedono se vuoi anche il contrabbasso. Sì. È ormai diventata una cosa così, insomma. Senti un po', ti volevo chiedere, ti posso leggere qualche nome, Paolo? Qualche Assolutamente. nome di tuoi colleghi, che tu magari così mi dici qualche tuo sentimento, tipo Jean-François Jenny Clark, per Grande, grande maestro, grande contrabbassista, scomparso troppo presto, esempio. Infatti. veramente. Io ricordo un suo concerto in solo, tra l'altro, l'ho sentito suonare in tante circostanze anche con Aldo Romano, però Certo. mi ricordo in particolare in Francia un suo concerto da solo, durò un tre quarti d'ora, meraviglioso, cioè un'intensità, una profondità, una bellezza di suono, una libertà di fraseggio, veramente meraviglioso. Incredibile, infatti, sono d'accordo anch'io, grande rammarico per me, veramente, come per tutti, per chiunque ami jazz, perché era anche una figura particolarmente. Da un lato aristocratica, ma da un altro lato anche profondamente disponibile, veramente Sì. pronto a tutto, no? Vuol dire, molto semplice fondamentalmente. Beh, hai nominato Haydn, quindi ovviamente anche qui, non so, due parole su Charlie Haydn, mi sembra che le meriti abbondantemente l'uomo, eh? Eh beh, sì, insomma, lui ha inventato un modo di suonare il contrabbasso, un suono molto particolare. Io ricordo che nel 91 mi iscrissi come allievo a un suo seminario di jazz. In Francia sempre. Ed era bellissimo perché lui non diceva praticamente nulla, faceva sentire i suoi dischi e poi noi li commentavamo, ma lui quasi non suonava, e però parlava e diceva sempre delle cose molto interessanti, raccontava degli aneddoti, insomma è stato un modo per avvicinarlo, perché Ah, certo. ovviamente io ho cominciato a studiare il contrabbasso suonando, studiando soprattutto lui, Scott Lafaro, insomma questi grandi maestri. Per Naturalmente. cui, ecco, averlo conosciuto è stato bello. L'ho anche invitato poi al Festival di Roccella Ionica con l'orchestra di Carla Bley. Quindi, insomma, sono entrato in contatto 3-4 volte con Charlie Haden, è veramente persona straordinaria. Peccato anche lui, eh. Senti, andiamo indietro a Paul Chambers, per esempio. Grande maestro dello swing, assolutamente. Ma insomma, che si può dire? Questi sono i pilastri di questa musica, no? No, io mi sto togliendo alcune curiosità, perché siccome se si parla soltanto di MIDI, ormai è diventata una cosa MIDI, i jazz, AJD, eccetera, eccetera. Una volta tanto che sto qui un'oretta a chiacchierare con un musicista, vorrei parlare dei nostri colleghi, dei nostri referenti, insomma, adesso tutti noi, no? Abbiamo dei riferimenti, dei fratelli maggiori, No, certo. quindi mi piace molto sentire una, così, insomma, un'opinione di quelli che abbiamo frequentato, insomma, no? Che ci No, hanno certo, assolutamente. fondamentalmente anche fatto conoscere una strada oppure un'altra, insomma, una che non ci piaceva si lasciava, una che ci piaceva poi ci conquistava, no? In sostanza. Senti, Thomas Morgan. Beh, Thomas Morgan è un giovane, insomma, di grande talento, lui bellissimo suono, lui mi ricorda un po' Eden, insomma, come scelta di Esatto, volo, è questo, sì. come relax anche, no? Cioè Sì. molto, ha un bellissimo suono e un bel fraseggio, scelta di tempo, un bel timing, come si suol dire.
Certo, sono d'accordo. Senti, Drew Grass. Ma lo conosco meno, no? L'ho sentito un paio di dischi, non l'ho mai sentito dal vivo, però ovviamente stiamo parlando sempre di un Sì. eccellente No, musicista. lui è molto gettonato e io fra l'altro ci ho suonato e anche registrato. È una Ah. persona particolarmente schiva, secondo me, non completamente comprensibile subito. Diciamo che è una tipologia di persona leggermente nascosta, non so come dire, ma nella realtà poi è una persona estremamente calorosa dall'altro lato, perché emerge nel tempo ed è uno dei più ricercati, perché è un bassista molto sperimentato in ogni ambito, per così dire, come giusto, e tempo, suono ed efficacia, insomma, assolutamente garantita. È un grande bassista, secondo me. Senti, Palle Danielson, per Lui è anche bravino. finire. Sì, Palle l'ho conosciuto. Abbiamo suonato nella stessa sera qualche anno fa. Lui suonava in trio con Rita Marco Tulli e Peter Erskine, Sì. bellissimo trio. E sì, anche lui è un grande musicista. Insomma, Sì. basta ricordare le cose che ha fatto con Jarrett nel quartetto europeo, no? Con Garbani. Insomma, Sì, assolutamente. Ne parlavo con lui tempo fa in Germania di quel famoso album fatto dal vivo sì, al New Dance, che è incredibile lì, come no, no, infatti, infatti. fantastico, sì. E lui mi diceva: sì, io c'ero, io c'ero. Io c'ero, dico, lo so, ce ne siamo accorti che c'eri. Beh, poi l'energia con Jon Christensen è bellissima, proprio erano una macchina da guerra come sezione ritmica, Sì. Palle sono Jon Christensen. Sì, perché recentemente sto ascoltando qualche disco degli anni 70, proprio di loro due con Bobo Stenson e Garbarek, e sono dischi che veramente reggono il tempo con assoluta tranquillità. Anzi, diciamo che sono tuttora propositivi per certi aspetti strutturali. E sul piano armonico, praticamente tutti i brani sfruttano tantissimo la lezione di Short, che allora era stata abbastanza rivelatoria, era abbastanza, anche se Short, qui si parla di anni 70, già ai primi anni 60 aveva portato su un vassoio delle soluzioni quantomeno inaspettate per il momento, insomma, perché si usciva dal dominio della tonalità, in sostanza, per vagare in altri distretti. Senti un attimo, e a te capita di ascoltare qualche disco di quelli lì o anche qualche altro disco? Che cosa ascolti di bello? Sì, no, Anche no. musica classica, spero. Sì, beh, chiaramente, certo, anche musica contemporanea, anche Ligeti, Ah, Ligeti, caspita, bellissimo. anche Chopin. Però il jazz ovviamente mi piace più o meno tutto, quello buono. Ci Certo. sono esperienze, diciamo, più imitative, derivative, che mi interessano meno, però tu hai citato tutti i maestri di questa musica, quindi insomma, ognuno di questi ha messo un mattoncino in questo edificio che è il jazz, ecco. Uno che non hai citato e che amo molto è Gary Peacock, perché Gary Peacock Assolutamente. ha questa grande capacità di suonare benissimo sia il jazz, appunto in trio, standard trio con Jarrett e DeJohnette, però nello stesso tempo anche le cose più libere con Paul Bley, insomma, musicista, ecco, è forse il contrabbassista che amo di più in assoluto, Gary Peacock. Ho capito. Perché ha un Fantastico. suono meraviglioso, l'ho anche conosciuto, persona non facile da gestire, però diciamo che posso raccontare un aneddoto. Dai, Allora, fantastico. non tutti sanno che Keith Jarrett, quando manda la scheda tecnica per i suoi concerti, chiede sempre due Steinway e Son, perché li deve provare tutte e due e scegliere il migliore. Allora, quando ho invitato Gary Peacock a suonare Roccella Ionica con Meryl Crispell in trio, fece anche lui la stessa cosa, forse perché era geloso. Nella sua scheda tecnica lui chiese due contrabbassi. Ecco, e io gli scrissi, gli disse: guarda, noi non ce ne abbiamo due, però se vuoi ti presto il mio, che è un ottimo strumento francese. E lui si è fidato e poi si era innamorato di questo basso, ha tentato di comprarlo fino all'ultimo. Fantastico.
Ma dai. Che non è in vendita il mio Bernardella. Eh beh, immagino, caspita. Esatto. No, io non ho allungato l'elenco perché non volevo che diventasse No, certo, una una lista. sciorinatura perché altrimenti non si finiva mai. No, Esatto. mi interessava che cos'è che leggi in questo periodo, Paolo? Cioè, leggi qualcosa di bello, interessante sul piano della musica o anche. Ma della musica non trovo testi particolarmente seducenti. È uscito però un bellissimo manuale di arrangiamento che mi permetto di suggerire a tutti, scritto da Massimo Morganti. È uscito da pochissimo per i tipi della Volonté e me l'hanno mandato, devo dire, l'ho finito di vedere stamattina in modo più accurato. È veramente un libro fatto benissimo, proprio lo suggerisco. Lo suggerisco vivamente a tutti, è un testo importante. Hai detto? Posso segnarmelo? Sì, è un manuale di arrangiamento scritto da Massimo Morganti. Ecco, Mi sembra Massimo. che si intitoli Arrangiatevi, una cosa del Simpatico, genere. bene. Sì, è Si fatto amano. molto bene. Poi ci sono tanti esempi musicali, ascolti online. Insomma, Massimo è un bel musicista, un compositore, arrangiatore, trombonista, fisarmonicista. È un testo che suggerisco vivamente. Fantastico, questo è è un'ottima cosa. A me interessava, a proposito di Carlo Boccadoro, ti è mai capitato di ascoltare qualcosa di suo? Sì, ottimo musicista, Carlo. Esatto, a me piace tantissimo quello che fa. Carlo è un vero compositore, diciamo, contemporaneo. Esatto, Ecco. sì. E poi Lui. è uno che conosce il jazz, lo ama, per cui ecco, una Assolutamente. figura piuttosto anomala e molto stimolante e interessante. Ce ne fossero come Carlo Boccadoro, diciamo. Assolutamente, sono d'accordo, sono d'accordo. E infatti io, fra l'altro, lui è anche, quando presenta quella il sabato mattina e la domenica mattina dalle 9 alle 9 e mezza, mi pare, quella trasmissione su Rai 3 sull'ascolto della musica, io so che è davvero saggiamente illuminante, non so come dire, nel senso che dice con enorme semplicità delle cose che ti guidano per mano nell'ascolto di cose anche piuttosto infide, diciamo, piuttosto, capito, ostili, ostiche, ecco, diciamo. Sì, no, assolutamente. E infatti è un ottimo didatta in questo senso. Io onestamente apprezzo molto le cose che lui sta facendo. E che fa in genere, diciamo, anche col suo gruppo di Sentieri Selvaggi, sai, che lui ha da molti anni, dove c'è anche Dulbecco, che è un altro musicista Certo, notevole. classico e jazz, infatti, sì, decisamente. Bene, senti un attimo, ora a proposito della. No, mi interessava anche un altro musicista del quale io vorrei che tu mi dessi una definizione, diciamo, piuttosto ampia, se possibile. E questo musicista è un bassista e si chiama Paolo Damiani. Paolo Damiani, ma Paolo Damiani mi sta abbastanza simpatico, devo dire, tutto sommato. Ecco. Condivido, condivido. Ha i suoi difetti come tutti, però insomma, tutto Boh. sommato è un bravo ragazzo. Sono d'accordo. Mi interessava qualcosa sulle tue inclinazioni, sulle tue predilezioni. Qual è il tuo pensiero musicale, in poche parole? O i tuoi pensieri musicali? Diciamo che da quando ho cominciato. Io sento di dovere molto a musicisti che sono appunto Giorgio Gaslini, che tu hai già citato, Bruno Tommaso, con cui ho studiato privatamente per diverso tempo, Gianluigi Trovesi, Giancarlo Schiaffini. Ecco, io ho cominciato suonando con questi maestri ed ho imparato molto da loro, più che altro a considerare il jazz, ecco, un campo aperto, libero, in cui è possibile veramente sperimentare di tutto e di più. Quindi al di là del jazz idiomatico, di certi linguaggi storicizzati, degli stili, poi credo che il nostro compito sia quello di inventare musica nuova. E quindi mi sono sentito libero di poter sperimentare
certe soluzioni che poi sono state definite jazz mediterraneo. Non so se questa etichetta ha un senso o meno, tanto più oggi, però sicuramente ci siamo divertiti a sperimentare l'ibridazione del jazz con materiali anche etnici. Io sono di origine sarda, per cui ho potuto, diciamo, ibridare materiali musicali diversi, certe ninne nanne sarde, il ballo sardo, le launeddas, il canto a tenore, ecco, tutte queste cose qui nei primi anni Ottanta, soprattutto col sodalizio con Gianluigi Trovesi, le abbiamo sperimentate e abbiamo creato delle cose che in qualche modo poi anche all'estero venivano riconosciute come abbastanza originali. Ecco, Certo. per cui chiaramente la grande lezione del jazz è fondamentale. Io poi ho insegnato questa musica per 35 anni in conservatorio, quindi è ovvio che devo sapere chi è Paul Chambers. Però poi cerco di suonare il basso in un altro modo, anche perché No, tentare ma di imitare un gigante come lui non avrebbe alcun senso, no? potevo Saresti. chiederti anche a Ray Brown, capito? Sì, No, era giusto per tanto sto lì, no? Dire. Potevo chiederti anche Nils Estet Pedersen, capito? Quindi non era, no, no, No. non si finisce mai, in poche parole, chiaro. Però, per esempio, a me piacciono anche contrabbassisti più radicali che molti, per esempio, non riconoscono come jazz. Un nome su tutti, Barry Guy. Barry Guy, in inglese, è un gigante dello strumento, Sì, cioè sì, sì. lui ha scritto pezzi Yannis Xenakis, compositori di aree contemporanee, così, ma Barry Guy è un grande compositore, è un grande improvvisatore. E soprattutto è un micidiale inventore di suoni sul contrabbasso, ecco, per cui è uno di quelli che hanno trasformato proprio lo strumento, per cui il contrabbasso può diventare una percussione, può diventare un violino, può diventare una voce umana, e quindi sono ricerche importantissime. Naturalmente Barry Guy non sarà mai solido sul walking bass come questi amici che abbiamo nominato finora. Ma tutto sommato mi sembra il minimo Un'altra di cosa, tempo. Ecco, non un'altra bisogna cosa. giudicare un artista per ciò che non sa fare, ma per ciò che sa fare, Assolutamente, per ciò assolutamente. che è in grado di proporre. E Certo. Barry scrive bellissima musica anche per grandi organici, ha diretto per tanti anni la London Jazz Composers Orchestra, insieme a quell'altro meraviglioso bassista che si chiama Bar Phillips. Volevo parlartene adesso, mi ha rubato il nome. Il grande Bar, ecco, con cui ho anche potuto suonare qualche volta. Insomma, sono, ecco, sono musicisti che proiettano la musica altrove, verso il futuro, e credo che sia un po' la nostra missione questa, no? Del resto è Sì, la stessa cosa che fai te, no? infatti, no, sì, è questo, la ricerca della personalizzazione praticamente, Esattamente. perché altrimenti, sì, altrimenti ci si annoia, perché vuol dire non si può, io personalmente molto semplicemente quando mi chiedono, io dico semplicemente che mi sembrerebbe di tornare indietro di decenni. Se mi limitassi, capito? Con questo però non è che, non, che nelle rare jam session cui posso partecipare, perché non mi succede più, però se c'è da fare Grindolphin Street non mi tiro indietro, ecco, capito? Esatto. E mi diverto e cerco di portare in Grindolphin Street qualcosa di quello che ho imparato dopo, diciamo, No, ecco. ma certo, Capisci? assolutamente. Quindi, ma non ho riserve, sono d'accordissimo su questa inclinazione, perché è quella che ci intriga, no? Che ci conquista e che ci fa continuare a essere innamorati di questa musica che dà questa possibilità, che è l'unica musica che consente questo, è l'unica che io conosca, insomma. Sì, no, è proprio così, assolutamente. Per ora è così, diciamo, ecco, perché dopo, non so, dopo domani se cambia qualcosa, però in questo momento tuttora è l'unica musica che propone questa cosa qui. Fermo restando che io patrocino sempre una conoscenza delle origini di questo linguaggio, almeno dagli anni 40, diciamo, no? Che per mettere a posto alcuni elementi, alcuni parametri indispensabili perché poi sia jazz, in fondo, no? Che nasca con quel tipo di concezione. A Certo. volte parlo anche di Big Beiderbecke, ma vedo
che la gente comincia a crollare, no, di fronte, perché calcola che per molti, sai che adesso, per esempio, io ho in Civica qui a Milano due classi di 10 persone con che, ai quali cioè butto lì delle cose e ho l'impressione che loro non abbiano molta conoscenza di cosa è stato Coltrane, per esempio. Certo, Coltrane è stato, per noi è stato veramente un uragano in quel periodo lì, insomma. Quindi cioè io sono stato coinvolto direttamente perché lui e Schotter mi hanno fatto passare dall'alto al tenore, per esempio. Nel senso che io suonavo già con l'intenzione del tenore, ma era il contralto, hai capito? Quindi a un certo punto ho finito, anzi alla fine dell'esperienza del Perigeo, ho comprato il mio primo tenore in realtà. Ecco. Quindi, però c'era dietro questa pressione, no, di quel linguaggio. Anzi, fra l'altro posso dirti una cosa che mi interessa dirti. In questi giorni ho riascoltato, perché mi è arrivato il disco e dovrò parlarne in una specie di piccolo incontro, e Love Supreme di Coltrane, fatto non quello in studio, ma quello online, quello fatto a Seattle, sì. Live, no? Live music. Allora, lì ci sono due bassisti, uno di questi si chiama Jimmy Garrison. Certo. Ora, Garrison è sempre stato, come dire, una figura quasi di secondo piano rispetto agli altri tre giganti, no? Si dice sì, quei tre lì, poi dopo c'era anche Jimmy Garrison. Ora, io credo che non sia stato, come certi dicono, una cosa tollerata da Coltrane. Io credo che Coltrane potesse permettersi qualsiasi altro bassista. Certo. Ma credo, esatto, ma credo che abbia scelto Garrison per certi suoi requisiti che erano funzionali al suo progetto. C'è la terza di quella suite di quattro brani, la terza, Pursuance, in cui il trio fa un lunghissimo assolo, a differenza dell'edizione registrata in studio, un lunghissimo assolo di circa 10 minuti, che io invito tutti quelli che stanno ascoltando di andarla a sentire, perché secondo me lì ci sono ai vertici, diciamo, in assoluto del jazz, ci sono delle cose di un'intensità e di una straordinaria incisività, cioè sono dei macini che ti portano, hai capito? Perché suonano in una maniera che di rado si sente, quella ritmica lì, insieme alla ritmica più o meno contemporanea di Miles con Tony Williams e Ron Carter e Bianco, sono due ritmiche spaventose e non c'è, che io sappia a quel livello non ce ne sono più state. No, no. Io non ne conosco, insomma. Io sono rimasto stupito perché l'avevo già sentito, ma forse ero un po' così. Invece stavolta qui, senza il telefono, l'ho spento, capito? Mi sono messo lì a puntino con le cuffie a sentire bene. Ne sono uscito sconvolto, no, letteralmente sconvolto. Lo dico a tutti, sono diventato telefono a porta per avvertire Piero Leverato di ascoltare quella cosa lì, capito? Sono veramente cotto. E quindi questa visione restrittiva e anche tutto sommato ingenerosa di Jimmy Garrison, per me è veramente... Non giusta, insomma. Certo, non è uno sviolinatore, non è, è però un bassista che ha una potenza incredibile. Io posso dirti un aneddoto particolare. Garrison venne a Milano con Elvin Jones e Joe Farrell. Elvin Jones e Jimmy Garrison vennero quella sera in una cantina dove si suonava, così, estemporaneamente. E Elvin si era fatto troppe vino, diciamo, non troppe bottiglie, però insomma qualche bicchiere di troppo. Praticamente si è steso su una specie di panca e si è addormentato.
E Garrison era lì che lo guardava e c'ero lì anch'io e dicevo: ma sta dormendo, lascialo in pace. No, e gli dava schiaffettini addosso le guance, gli dava degli schiaffettini, capito? Io sono rimasto veramente un po' imbarazzato. Dico: ma no, ma lascialo in pace, cosa fai? Dico, questi due qua erano due personaggi incredibili, veramente. Senti Paolo, ci racconti un po' di qualche aneddoto, siccome tu hai nominato Gary Peacock così prima. Oppure, non lo so, nelle tue peregrinazioni nel mondo che hai fatto, che sei stato un po' dappertutto tu, a fare delle cose diverse, cose tutte arricchenti per chi ha potuto seguirti più da vicino di quanto ho fatto io, e arricchenti perché erano sempre costruite sotto, come dire, l'egida di un controllo sulla ricerca della personalizzazione. Capisci che cosa voglio dire? Sì, assolutamente. No, se ci racconti qualche aneddoto, perché io sono sempre straordinariamente curioso di conoscere certi aspetti certi aspetti della vita, della quotidianità con i musicisti. Ma sai, aneddoti ce ne potrebbero essere centinaia, diciamo Perfetto, così a, scegliene così al 3-4. volo. Ricordo quando abbiamo suonato con l'Italian Instabile e con Cecil Taylor, che Fantastico. scrisse apposta per l'orchestra delle nuove composizioni al Festival di Sant'Anna a Resi, festival molto importante. È stata un'esperienza bellissima quella, soprattutto quando Cecil Taylor entrò nella sala prove e siccome qualcuno lasciò la porta aperta, alcuni spartiti erano volati per terra, dall'leggio erano. Allora lui si offese moltissimo e si chiuse in hotel. No. E quindi poi mandarono me, che tra l'altro parlo un pessimo inglese, ecco. Però mandarono me a bussare alla sua porta dell'hotel per convincerlo a tornare a provare. E però, insomma, riuscimmo nell'intento, per cui lui venne, tutti si prostrarono in ginocchio di fronte al Dio, Cecil Taylor. ci teneva, dai, tutto sommato è anche Sì, giusto, insomma, dai. esatto. Sempre nello stesso festival, ricordo invece una bellissima esperienza con Pat Metheny, musicista spesso discusso da alcuni, e invece io ho scoperto veramente una persona straordinaria, oltre che un chitarrista e un compositore eccelso. E lui, per esempio, era molto incuriosito da un progetto che facemmo con Antonello Salis, Carlo Magliani, Sandro Satta e altri. E poi c'erano dei suonatori di Launeddas, lo strumento etnico sardo con tre canne. C'erano otto musicisti, otto solisti di Launeddas. E quindi era una cosa molto bizzarra, insomma, che definire jazz forse potrebbe essere Va azzardato. bene. No, E va però bene. lui era veramente molto incuriosito e molto appassionato. Ricordo che passava proprio ore nella sala prove a tentare di riprodurre con la chitarra synth tutti i microtoni delle Launeddas, no? Noi sappiamo che la musica etnica non si muove sulla scala ben temperata, ma ci sono note che sono calanti, sono un po' crescenti rispetto a quel sistema. E quindi questo però lo rendeva estremamente affascinante come ricerca, ecco. E lui passava ore a provare questi pezzi con una dedizione, una passione, devo dire, un'intelligenza musicale abbastanza straordinaria, ecco. C'è sempre da imparare, vedi? Onestamente, è Sì. veramente incredibile questo mondo del jazz. Senti, e poi? Dai. E poi, boh, che ti devo dire? Mi hai parlato di Charlie Hayden, così dai, così No, magari. Charlie, appunto, una volta l'ho visto proprio piangere all'aeroporto quando ha aperto il fly case del contrabbasso e l'ha trovato spaccato in due o tre punti. Insomma, abbiamo dovuto consolarlo, confortarlo, Beh, perché ragazzi, è una tragedia, c'è poco da è fare. una vera tragedia, soprattutto se hai un Vuium come a lui, uno strumento che credo valga 300-400 mila dollari adesso. Ah, Madonna. Da quando è scomparso, credo sia stato messo in vendita il contrabbasso. Beato chi se lo può permettere di comprarselo, perché io l'ho suonato un paio di volte quel basso, è veramente meraviglioso.
strumento francese, insomma, Voyume è considerato un po' lo Stradivari dei contrabbassi. Ah, addirittura, Quindi sono ignorante purtroppo. strumento di altissima liuteria francese, Del 700 hai detto 800? ecco. Sì, fine 700, primi 800, sì. La faccia, pazzesco. Sì, molto bello, E sì. senti, ma questa faccenda dei contrabbassi, ma tu che fai quella cosa che puoi svitare e diventa piccolo, cioè non può diventare piccolo come un violoncello, No, credo, no, no? un pochino più grande, ma un po' più basso del contrabbasso. Poi si stacca proprio, si stacca il riccio, quindi Sì. diventa basso di 20 centimetri, Sì, ma ecco. l'accordatura resta integra però. Sì, Ah, assolutamente. bene. Non cambia nulla. Fantastico. Poi con due vitarelle avviti il riccio e diventa un contrabbasso a tutti gli effetti. Contrabbasso vero. Senti, ma tu lo metti nell'extra seat lì, accanto a te Sì, no. oppure? Bisogna comprare un altro biglietto, lo porti su come se fosse una fidanzata, diciamo. E ci Ecco. sta di fianco, voglio dire. Sì, ci sta apposta grazie a questo taglio del contrabbasso. L'abbiamo progettato insieme a due altri contrabbassisti che sono Daniele Roccato e Roberto Catucci, e poi è stato realizzato molto bene da un giovane liutaio romano che lavora all'Aquila che si chiama Dado Iannelli. E quindi abbiamo fatto questo prototipo. So che Marco Bardoscia, l'ottimo contrabbassista, ne ha appena ordinato uno, appena ritirato uno, sempre da Dado, sempre con lo stesso sistema. Ti Beh, geniale questo, eh? faccio sentire due Sì, note volentieri. perché, ecco, non so se si vede qualcosa, però insomma. Suono pazzesco. Suono pazzesco. È un suono pazzesco, sì, veramente. Sono molto contento di questo strumento. Ah, beh, lo credo bene. Eccolo qua, l'abbiamo risistemato nella sua cuccia. Eccoci. Ha un suono pazzesco, Paolo. Sì, Ha un sì, sì, suono sì. pazzesco, Beh, anche veramente. un po' merito mio, diciamo, però. Beh, diciamo che è il musicista che trae dallo strumento un suono pazzesco, però Esatto. voglio dire, diciamo che parti bene, hai scelto lo strumento che ti consente di avere un suono pazzesco. Sì. È così. Questa cosa di poterlo portare in viaggio è fondamentale, insomma, perché Ah, lo credo bene. almeno Non stai. credo che tu possa sperare di trovare in giro, magari in qualche situazione anomala, un contrabbasso così Sì, no. affidabile e così sonoro. È un suono E infatti, enorme. nelle varie edizioni dell'Orchestra Nazionale Giovani Talenti, insomma, che abbiamo fondato qualche anno fa. C'è sempre un altro contrabbassista, però io mi diverto a suonare il basso. Mi piace avere due contrabbassi Fantastico. nell'orchestra, ecco perché. Fantastico. Posso dirti che io proprio in questa alla civica, prima del Covid, ero abituato ad avere due o tre contrabbassi, oppure Esatto. un anno ci ho avuto tre bassi elettrici, quattro chitarre, due batterie e ci si divertiva tantissimo. E c'erano delle partecipazioni viscerali di questi ragazzi che rendevano e partecipavano in maniera veramente più che convincente, veramente appassionata. Io ne ho un ricordo davvero un grande rimpianto, perché adesso ci sono queste limitazioni nelle aule che non sono abbastanza grandi, no? E l'anno scorso ho lavorato con sette e mi hanno vietato le due batterie e i due bassi. E Ecco, non posso. quest'anno qui, purtroppo, e quest'anno qui siamo in 10. Non ci sono fiati praticamente, ci sono molte cantanti, e no, cantanti solo donne, e però due batterie e due bassi non se ne parla. O addirittura due batteristi, ma uno sta con le mani in mano e si danno il cambio. Cioè è una cosa molto, è un peccato, peccato assoluto, insomma, perché io cercherò, se l'anno prossimo torno ancora insegnare lì, non dico porre de delle condizioni, ma cercare, perché l'esperienza che magari a loro non capiterà mai o capiterà occasionalmente, però sanno già come suonare concettualmente diversamente dall'altro per non sovrapporsi.
Perché mi ricordo che una volta mi è successo che avevo due batteristi e facevano la stessa cosa identica. Allora io gli ho detto: non siate solo batteristi, siate musicisti che suonate la batteria. Inventatevi qualcosa, inventatevi qualcosa. Vediamo che cosa mi inventate. E questi qui hanno lavorato e alla fine mi hanno ringraziato. Perché sono situazioni che se capitano ti colgono alla sprovvista, capisci? Quindi io rimpiango veramente quelle esperienze, spero che sia possibile rifarle, se il Covid ci lascia andare avanti, insomma, su queste linee così leggermente eccentriche, ma comunque poi molto convincenti, perché poi loro si divertono tantissimo, si divertono tantissimo. Allora, senti, io qui ci stiamo avvicinando purtroppo alla fine di questa conversazione, che io andrei avanti molto piacevolmente con due dita di whisky, magari, oppure un cognac spagnolo, che sarebbe molto piacevole. Anzi, se passi da queste parti a Milano, telefonami, che magari ci si può anche vedere, insomma, non è che capiti spesso. Invece mi hai dato un'informazione che non conoscevo, che Roberto Catucci, che io stavo cercando in questo periodo, e che lui è contrabbassista, non sapevo questo. Sì, è un ottimo contrabbassista, sì, pensa un po', ma molto bene. Non ne sapevo proprio nulla. Sì. No, Roberto è uno dei miei migliori amici, ma a parte questo è veramente un personaggio versatile. Poliedrico, perché appunto lui lavora con Musica per Roma, quindi sì, dirige l'etichetta discografica Parco della Musica, per cui sia sì, io infatti. Che siamo, conosce benissimo le macchine per registrare, i mixer, i delay, i riverberi, per cui l'ho visto all'opera fare dei missaggi bellissimi, ecco, un orecchio particolarmente acuto, diciamo così. Fantastico. Sono felice. Sì. E poi suona molto bene il contrabbasso, ecco, per cui mi ha aiutato appunto a progettare questo strumento e insomma ci abbiamo perso un po' di tempo, ecco. Beh, però ne vale la pena, caspita. Sì, assolutamente, assolutamente. No, devo dire che Roberto è stato molto, molto carino, perché quando io suonai la prima sera lì col quartetto italiano, lui mi disse delle belle parole e mi propose anche di poter registrare. Certo. E dopo ci fu il Covid e poi però gennaio scorso o primi di febbraio, non mi ricordo, siamo venuti a fare questa registrazione, insomma. Sì, sì. E mi sembrava che anche Lioli, no? Lioli si chiama. Sì. Mi sembra molto bravo davvero anche lui, insomma. E adesso stavo aspettando notizie per quanto riguardava il messaggio, per questo prima ti dicevo, certo. che gli ho scritto una mail, perché lui a certe volte ha dei tempi di rispondere piuttosto cosmici, no? Dopodiché improvvisamente magari, allora senti, è già decisionale, no? Cioè, certo. È una cosa per cui uno viene colto di sorpresa e poi articola qualcosa e poi si decide, insomma. No, ma è molto intraprendente, l'ho visto pieno di vitalità quando poi ci siamo rivisti, guarda che dobbiamo farla quella cosa lì, e dico siamo qui ben volentieri, sono vivo, certo. E finché sono vivo soffio naturalmente, questo è quello che ci dicevamo con l'Iconis, poveraccio. Certo. E vabbè, senti, niente, non so se tu vuoi aggiungere qualche cosa? Tipo, non lo so, quali sono i tuoi musicisti di riferimento? Il tuo itinerario, qual è stato? Poche parole. Perché io ho un itinerario in testa che mi è capitato di seguire. Ero curioso di sapere. Appunto, sono partito quando ero proprio ragazzino, sentendo il rock, il progressive, i Genesis, i Jethro Tull, i Gentle Giant, gruppi di questo tipo. Certo. Che erano comunque composti da ottimi musicisti, spesso anche di jazz, basta pensare a Jack Bruce che sì. Suonava il basso elettrico con i Cream e però era anche un ottimo contrabbassista, ecco, tanto per dirne sì. Una. E poi, ecco, anche grazie all'ascolto di quello che all'epoca si chiamava jazz rock, mi sono avvicinato
a certe sonorità, ho cominciato ad approfondire il linguaggio e quindi sono passato dal basso elettrico al contrabbasso, che ho studiato seriamente prima con Bruno Tommaso, poi in conservatorio. Certo. E quindi poi, diciamo, piano piano uno comincia a affinare il gusto, l'ascolto, le conoscenze dei musicisti. Ovviamente quando mi sono avvicinato al jazz, ho cominciato appunto con questi grandi maestri che tu hai citato. Ecco, uno di cui non abbiamo parlato e che invece è uno dei miei punti di riferimento da sempre è Ornette Coleman. Certo, caspita. Ornette Coleman, grande compositore e anche grande sassofonista, aggiungo. Sì. No, Anche molti non la pensano così. Però, ecco, ci può stare. per esempio, certi unisoni meravigliosi tra lui e Don Cherry, che non erano mai unisoni reali, ma erano sempre un po', fondati sullo scarto, no? Anche sull'equivoco, se vogliamo. Però in realtà erano scarti ed equivoci improntati alla più grande libertà. Ecco, per cui Assolutamente, l'importante è poi l'efficacia. forse l'unico modo sbagliato per suonare una melodia all'unisono è farla perfettamente all'unisono, in quella estetica. Per È vero. cui, ecco, questo mi ha dato, anche a me ha dato la possibilità di poter immaginare una musica meno paludata, meno costruita, più spontanea, non direi meno organizzata, ma organizzata secondo altri parametri. Ecco, improntati a una maggiore libertà, una maggiore flessibilità, Certo. all'accettazione anche di come suona uno diversamente. È da tempo che ho smesso di aspettarmi che la gente suoni come piacerebbe a me. Mi piace invece scoprire, adesso che stiamo appena finendo un master insieme all'Università Roma 3 e appunto Musica per Roma, sono appena finite le prime lezioni, ma continuerà per tutto l'anno. Con musicisti come Maria Pia De Vito, Javier Girotto, Roberto Gatto, c'è Vincenzo Caporaletti. Grandissimi, tutti grandissimi, sì. E ci sono 10 iscritti, studenti per modo di dire, perché sono ottimi strumentisti, musicisti e compositori. E facciamo proprio un master insieme all'Università Roma 3 con il professor Pozzi, che è un eminente musicologo. Proprio sulla musica d'insieme, ecco, perché poi, per esempio, una delle carenze dei conservatori, non solo dei dipartimenti di jazz o di pop, ma di tutti i conservatori, è che mancano corsi per imparare a far fare le cose, ecco, a creare i formatori. Uno esce magari dopo 10 anni che suona benissimo, però non ha la minima idea di come si organizza un gruppo di musica d'insieme, ad esempio, ecco. E qui Interessante. poi si aprirebbe tutto un discorso molto ampio su quella che io auspico sia una riforma dei conservatori, la cosiddetta alta formazione, che spesso alta formazione non è, ahimè. Ma qui, insomma, il tempo stringe, per cui qui si aprirebbe una pagina. No, ma non è la sede soprattutto Non perché è la no, la sede, esatto. sede oggi è dedicata a te, proprio come musicista. E Però so che diciamo c'è. che i corsi di jazz in conservatorio sono diventati una grande risorsa occupazionale per tantissimi musicisti di jazz. Assolutamente. Quindi è un tema su cui MIDI si è impegnato molto, si è battuto, ecco, per cui è anche giusto comunque parlare del lavoro non solo mio o tuo, ma anche dei nostri No, no, colleghi, no, no, ma amici. attenzione. Ecco, in quel senso mi sono permesso di allargare il Hai campo. fatto, no, hai fatto benissimo, è che siccome praticamente con i musicisti ormai, quando ci si sente col direttivo, eccetera, si dimentica di essere musicisti perché si parla sempre di tutt'altro, giustamente di altre cose. Esatto. Allora, ogni tanto io sono contento di mettere un piccolo punto interrogativo, ma No, ci certo. ricordiamo che il pianoforte ha 88 tasti, non lo so, o che ci sono quattro corde, il contrabbasso, ma può averne anche una quinta, quindi hai Esatto. capito cosa voglio dire. E non è Ma poi chiaro. in questo caso qui specifico, il discorso che e quella intervista che tu mi hai mandato l'altro giorno, che era ovviamente giustissima, ben fatta e molto gradevole, era accessoria in un certo No, senso, perché hai certo. capito cosa voglio dire? Non volevo portare qui, bisogna che ci siano in questi incontri
gli aneddoti, hai capito? O che cosa pensa il musicista? Qual è la sua strada? Perché compone in una certa maniera? Perché ha scelto il contrabbasso? Perché gli piace il contrabbasso e il violoncello insieme? Esatto. E non sceglie? È un po' come io col soprano e il tenore. Non ho mai scelto e mai sceglierò, capito? Non vedo perché dovrei scegliere. Certi brani vanno bene lì, altri vanno bene là. Insomma. No, assolutamente, assolutamente. Hai capito? E quindi certo che se poi poteva essere un'altra via, fate 30, il nome di 30 bassisti di ciascuno, ma insomma siamo qui anche per divertirci, insomma. No? Vabbè, soprattutto... È questo che voglio dire, a me manca un po' il room, per esempio, capito, in questi casi, perché una chiacchierata alle 10 di sera così ci stava benissimo un goccio di room, eccetera. Esatto. Senti Paolo, e niente, io sono stato felicissimo di averti ospite in questa in questi incontri. Grazie per invitato, è stato molto bene. Vai, è stato molto carino che tu sia stato così disponibile a partecipare e credo che scusami, non ho capito. È stato un piacere, naturalmente. Ah, benissimo, appunto, e questo volevo arrivare molto empiricamente a dire. E niente, speriamo di vederci presto, se capiti qui al nord non è nebbioso, quindi c'è un bel sole in questi giorni, quando vuoi siamo qui e che così anche ci possiamo salutare. Suonerò a Vicenza al Festival Jazz di Vicenza il 18 maggio. Ah, ho capito. 18 a Vicenza, però. Magari mi allungo fino a Milano. Giornale. Ma se capiti qui, assolutamente, ti immagini. Se passi per di qua, è un'ottima occasione per incontrarci. Il 18 dovrei essere qui tranquillamente. Bene. Va bene, dai Paolo, buona serata. Buona serata. Salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie a Midi per questa opportunità. Alla prossima occasione. Ciao Paolo, arrivederci. Ciao. Ciao carissimo.